Il villaggio di Zargala nel nord Iraq piange la morte di suoi abitanti civili nel bombardamento compiuto dalle forze turche. Almeno 8 le vittime, tra cui 4 appartenenti alla stessa famiglia. Il raid è stato condannato dal presidente del Kurdistan iracheno Massoud Barzani, che intanto ha chiesto al PKK di lasciare la regione per non mettere in pericolo la popolazione. Dal 24 luglio Ankara ha attaccato ripetutamente le postazioni della guerriglia curda, affermando di agire in risposta alle uccisioni di poliziotti e soldati. Secondo il governo, nei raid 260 combattenti sarebbero morti, circa 400 feriti, tra cui Nurettin Demirtas, fratello del leader del partito turco filo-curdo. La linea dura di Ankara in Iraq non fa che esacerbare gli animi della comunità curda anche in Turchia. Una manifestazione a Diyarbakir contro l'intervento militare e per chiedere la liberazione del leader storico dei curdi Abdullah Öcalan è stata repressa dalla polizia con gas lacrimogeni e idranti.